In questi giorni non si parla altro che di metaversi e quindi per registrare questo video ho deciso di creare il mio e sono diventato Flash. Ok ragazzi, a parte la simpatica gag, spero sia stata simpatica per voi. Oggi, siccome ho ricevuto tantissime richieste, vi parlerò di questi fantastici metaversi e dei migliori progetti, o meglio, delle migliori criptovalute sulla quale investire appunto per di puntare su questo settore in grandissima espansione. Siccome in questi giorni c'è stato l'annuncio di Meta, o meglio di Facebook, che ha cambiato appunto nome in Meta, c'è stato l'annuncio di, diciamo, della progettazione sul futuro di questi metaversi, c'è chi dice che è stato soltanto un'operazione di marketing di Zuckerberg per nascondere quelli che sono i problemi di Facebook, così come è stato anche in passato, quando c'erano magari periodi un po' problematici per Facebook, c'erano sempre nuovi annunci stratosferici, e c'è chi comunque dice che l'annuncio di questo metaverso è una realtà sulla quale Facebook si è già, diciamo, fondata da tempo e sta cercando di creare. Cosa sono questi metaversi sostanzialmente? Ovvero gli universi di internet. Bene ragazzi, adesso sembra aver creato molto scalpore questa notizia di Facebook, ma vi assicuro che già noi oggi nel 2021 ci troviamo, diciamo, in determinati settori, o meglio, in determinati momenti in cui già facciamo parte di questi metaversi, e vi farò degli esempi. Molti ragazzi tra voi ricordano sicuramente quando c'è stato il concerto di Travis Scott su Fortnite. Bene, ragazzi, quel concerto è stato una vera e propria rappresentazione di metaverso, perché è un concerto sostanzialmente virtuale, che non è stato fatto veramente dal vivo, ma nel quale erano presenti milioni di persone proprio perché collegate in un videogioco, e hanno assistito queste milioni di persone ad un concerto veramente virtuale. Quindi quello, ragazzi, è già una rappresentazione del metaverso, con l'unica differenza che nel metaverso che sta progettando Facebook, piuttosto che essere personaggi virtuali, così come magari in Fortnite, quindi rappresentare un PG virtuale soltanto nel videogioco, nei metaversi che sta cercando di creare Facebook, vedremo la nostra stessa persona con dei visualizzatori, li chiamo così, 3D, ovvero i famosi VR. Poi, non so se ricordate, ma già nel 2019 Facebook fece una sorta di presentazione di una videochat 3D fatta proprio con i famosi VR, cioè con la realtà virtuale aumentata, nel quale, indossando questi occhiali, tra virgolette, è possibile vedere un nostro avatar e l'avatar della persona con la quale stiamo interagendo, ed essere sostanzialmente in questo mondo virtuale e sembrare appunto veramente presenti in questo mondo, piuttosto che essere dei personaggi come ad esempio nel caso di Fortnite, in cui erano collegati milioni di utenti a giocare, ma erano dietro uno schermo di un PC e quindi non erano presenti personalmente in questo mondo virtuale. Io ho visto tutta la presentazione di Facebook, ovvero di Meta, scusate, e ho visto anche quando ha parlato dello smart working, di quella rappresentazione virtuale di un vero e proprio ufficio, ragazzi, virtuale sostanzialmente, nel quale era possibile interagire con persone che si trovavano anche nell'altra parte del mondo, vederle in persona nel proprio ufficio e interagire con un lavoro sostanzialmente, in quel caso faceva vedere una sorta di edificio virtuale nel quale era possibile appunto interagire proprio toccando con mano tutte quelle che sono anche le interfacce grafiche, tra virgolette, del PC. Bene, rispetto a quel tipo di metaverso, che sicuramente sarà il futuro, bene, c'è una piccola precisazione da fare. Quel metaverso è un metaverso ancora abbastanza lontano dai giorni nostri, nel senso che sicuramente sarà così in futuro, ma non penso che sarà un metaverso che sarà sviluppato entro l'anno prossimo. Quindi per questo considero anch'io un po' quell'annuncio di Facebook un po' di marketing, perché non penso che tra un anno, massimo 2 anni, sarà già arrivato a quel livello. Ma anche sostanzialmente il mondo dei metaversi non penso sarà già a quel livello. Poi, se magari la pensate diversamente o sapete qualcosa in più riguardo, diciamo, questa tecnologia in fase di sviluppo, fatemelo sapere nei commenti. Bene, adesso che sappiamo cos'è il metaverso, andiamo a vedere quali sono i migliori progetti in termini di criptovalute per investire in questo settore. In questo video, ragazzi, vi parlo dei migliori progetti per investire nel metaverso per quanto riguarda il mondo delle criptovalute. Ci sono anche determinate società e aziende per quanto riguarda il mondo degli investimenti in azioni, del quale non parlerò. Se vi interessa sapere e approfondire anche questo, diciamo, questo aspetto, scrivetemelo nei commenti, magari farò un video dedicato ai metaversi, ma
per quanto riguarda l'aspetto del mondo azionario, mentre in questo video approfondirò l'aspetto per quanto riguarda i metaversi nel mondo delle criptovalute. Il primo progetto esploso in questi giorni, quando c'è stato l'annuncio di Meta, è stato sicuramente Mano, ovvero Decentraland, un progetto che riguarda il mondo del gaming e parla proprio di un videogioco nel quale crei un personaggio e vivi sostanzialmente in un mondo del tutto virtuale. È un gioco, ragazzi, davvero spettacolare, proprio perché potete dare libero arbitrio alla vostra immaginazione. È un mondo virtuale nel quale potete creare le scene che più vi piacciono, il mondo virtuale che più vi piace, e nel quale è possibile interagire con milioni di utenti e scambiare anche vestiti, oggetti e qualsiasi altra cosa. È fantastico proprio perché porta a scollegare le persone dal mondo reale. In questi giorni ha toccato un all time high di circa 5 dollari, quasi 5 dollari, 4 dollari e 95 circa, e adesso in questo momento, mentre sto registrando il video, si trova a 2 dollari e 70. Sicuramente è un progetto che considero valido, soprattutto nel lungo termine, in un mondo in cui va verso la direzione, ragazzi, del gaming, del play to earn, diciamo, parliamo dei metaversi, e quindi sicuramente c'è chi l'ha acquistato a prezzi davvero davvero più bassi, e magari per qualcuno potrebbe essere un rischio acquistarlo in questo momento in cui è già esploso. Io, se considero il lungo termine, ovvero negli anni a venire, sicuramente lo considero tra i migliori progetti per quanto riguarda il mondo dei videogiochi e soprattutto dei videogiochi in correlazione al mondo virtuale. Poi, ragazzi, per quanto riguarda sempre i videogiochi correlati ai metaversi, ci sono altri due giochi davvero interessanti, sempre che trovate nella categoria metaversi di CoinMarketCap, e sono Illuvium, che molti di voi conosceranno bene, e The Sandbox. The Sandbox è molto simile a Decentraland, anche questo è un gioco per quanto riguarda una community di avatar, sostanzialmente di persone collegate a un mondo virtuale nel quale possono interagire e vivere sostanzialmente in un mondo virtuale. Tra l'altro ci sono anche gli NFT, ragazzi, collegati a queste piattaforme, e gli NFT di Sandbox sono molto venduti, li trovate su OpenSea, e sono appunto perché fanno parte di quello che è il marketplace di The Sandbox, nel quale è possibile acquistare questi oggetti all'interno del gioco anche sotto forma di NFT. L'ultimo gioco, ovvero Illuvium, è un gioco RPG fatto in un open world sulla blockchain d'Ethereum. Questo gioco, ragazzi, ha una grafica davvero pazzesca e spettacolare. Fa parte sempre della categoria metaversi e ovviamente fa parte della categoria giochi. Ovviamente io lo considero parte dei metaversi perché sicuramente è un mondo, questo del gaming, ragazzi, che va verso quella direzione, nel senso che sono mondi virtuali nel quale le persone e le community si riuniscono a giocare e che sicuramente andranno nella fase di sviluppo del vero e proprio metaverso, quindi svilupperanno anche loro nelle piattaforme, o meglio, la possibilità di giocare in 3D, quindi con dei visualizzatori, chiamiamoli così, i famosi VR, e nel quale sarà possibile appunto entrare a interagire proprio con persone dell'altro mondo in forma virtuale sostanzialmente. Ora che abbiamo parlato dei giochi, è arrivato il momento di parlare di altri progetti collegati al metaverso, che non sono ovviamente tutti i giochi. Gli altri due fantastici progetti sono Veracity e OVR. Sono progetti della quale ho già parlato sul mio canale, infatti troverete il video se volete approfondire. Veracity sostanzialmente è una piattaforma di video intrattenimento per quanto riguarda anche il mondo degli esports, con un collegamento ovviamente a quello che è il mondo degli NFT e quindi anche di conseguenza al metaverso. È una piattaforma, ragazzi, che considero davvero davvero interessante proprio perché è sviluppata su una blockchain che rende anche il caricamento di video in alta qualità davvero più veloce. Quindi è un progetto di lungo termine davvero interessante e sicuramente andando incontro a quello che è lo sviluppo dei metaversi renderà più facile anche sostanzialmente lo sviluppo. Tra l'altro ci sono delle partnership e un team davvero competente, quindi un progetto di lungo termine sul quale io ci sono e sono prettamente long su questo progetto e lo considero tra i progetti dei metaversi tra le gemme più importanti sicuramente. L'ultimo progetto, ragazzi, è OVR, che considero una gemma dal potenziale assurdo, ne ho già parlato, e nasce proprio come piattaforma per quanto riguarda il mondo dei metaversi, nel quale è possibile proprio creare un mondo virtuale per ospitare eventi live, marketplace virtuali, tutto proprio quello che riguarda nel vero e proprio metaverso, ragazzi. Prosegui proprio come ha fatto la presentazione Meta. Infatti questo progetto è esploso quando si è iniziato a parlare dei metaversi, ma ha ancora un grandissimo potenziale. Una market cap piccola e, a differenza dei progetti di cui vi ho parlato fino adesso, rappresenta veramente, scusatemi
gioco di parole, il metaverso, ovvero un universo del tutto virtuale nel quale è possibile assistere anche ad eventi e creare un mondo virtuale nel quale è possibile sostanzialmente vivere. Tra l'altro, ragazzi, come accennato già in un altro video, OVR ha iniziato una collaborazione con Chainlink, che è un oracolo che collega la blockchain al mondo reale sostanzialmente. E quindi, siccome è un progetto basato proprio sui metaversi, molte aziende, grosse aziende adesso si stanno, diciamo, dirigendo verso questo settore, e penso che OVR appunto avrà molto da dire da qua ai prossimi 4-5 anni. Ovviamente, ragazzi, questi non sono consigli finanziari, mi raccomando, io credo in questi progetti, sono esposto su questi progetti, ma questo rimane comunque soltanto una mia analisi e un mio pensiero. Se voi avete qualche altro progetto interessante che conoscete per quanto riguarda questo mondo, scrivetemelo nei commenti, fatemelo sapere. Mi raccomando, ragazzi, un'ultima cosa, dovete tutti quanti iscrivervi al canale, distruggere il tasto like per supportarmi con l'algoritmo di YouTube e noi ci vediamo al prossimo video.